Streaming senza buffering, eh? Sembra una proposta da campagna elettorale. Accedendo a contenuti in streaming, lo sapete benissimo tutti quanti, si può incappare in problemi di rallentamento per quanto riguarda la trasmissione in streaming del dato contenuto, quindi a un buffering letteralmente, o anche a un, diciamo, abbruttimento dell'immagine, ma ci arrivo tra pochissimo. Questo è dovuto chiaramente a più fattori, quindi a una larghezza di banda non abbastanza, quindi non sufficiente alla riproduzione di quel dato contenuto, o a delle dimensioni del file trasmesso esagerate, quindi veramente troppo troppo grandi. E chiunque abbia provato a vedere anche solo una partita di Serie A su DAZN nelle prime settimane di campionato sa di cosa sto parlando. Per questo si ha necessità di trovare un nuovo formato, un nuovo algoritmo di conversione dei file che alleggerisca il più possibile i dati che vengono trasmessi poi in streaming. E non è una novità, perché si parla ormai di questo da qualche tempo, che sia alle porte sia all'orizzonte un nuovo standard. Quelli che viviamo oggigiorno ormai più o meno li conoscete, adesso ve li riassumo breve, però sta per arrivare il nuovo H.266 o VVC o Versatile Video Codec. La compressione di questi video, di questi file in generale, aiuta lo streaming sia per quanto riguarda la fluidità sia per quanto riguarda il peso dello streaming, perché fate conto che un file in 1080p, per esempio, da 6-7 minuti pesa dai 200 ai 600 mega a seconda del tipo di compressione e il tipo di codec. Ora, per arrivare a questo, dovete capire che serie TV, film e contenuti di questo tipo vengono girati tutti in RAW, quindi in file con tutte le proprietà, tutte le specifiche, tutti i dettagli che può catturare l'immagine. Quindi questo serve chiaramente ai creatori di contenuti, diciamo quelli di più alto livello, mettiamola così, per non perdere neanche un dettaglio e poter lavorare al 100%, anzi al 300%, sui file che vengono girati e creati per poi andare a creare il film, la serie TV e chi più ne ha più ne metta. E ovviamente alla fine di tutto questo processo, alla fine di tutto questo montaggio con questi file RAW, i file sono giganteschi, gigantogalattici, e questi file che vengono poi girati alle case, che poi riprodurranno, faranno riprodurre in streaming i vari contenuti, vengono per forza di cose convertiti e, appunto, compattati. Attualmente i più comuni, e ve li leggo perché non me li ricorderò mai a memoria, sono la V1, l'H264, che forse è uno dei più diffusi, l'H265, che è uno dei più nuovi, o l'HEVC, che è quello utilizzato anche dai nuovi iPhone, il VC1 e l'Apple ProRes. E la maggior parte di questi processi utilizzano una tecnica chiamata DCT, ovvero una tecnica che serve a identificare i pixel ridondanti in un'immagine che potrebbero essere tranquillamente scartati durante la compressione, senza influire poi sull'immagine finale, sulla qualità dell'immagine finale. H.266 o VVC, sembra una medicina, è il nuovo formato in arrivo e che è stato appunto sviluppato dal JVET, ovvero un team formato dalla Moving Picture Expert Group, il gruppo ISO IECH e il Video Coding Expert Group. JVET, oltre a sviluppare l'H266, sarà anche incaricata di dover mantenere l'H264 e l'H265 attuali. E questo nuovo standard, questo nuovo codec, è stato presentato ormai più di un anno fa, si parla di luglio 2020, ma sta per arrivare sul mercato, anche se dall'arrivo sul mercato alla sua effettiva diffusione, come è stato anche per gli altri codec in passato, come l'HEVC, che adesso siamo abbastanza abituati a vedere sugli iPhone, ma in realtà è stato di lento approccio, di lenta introduzione, perché è stato rilasciato nel 2013 e ha cominciato a girare in maniera un po' più costante nel 2017, 4 anni dopo. Qual è l'obiettivo di questo H.266? Ovviamente ridurre la quantità di larghezza di banda necessaria per lo streaming di contenuti, quindi comprimere le dimensioni del file che poi andrà streamato fino addirittura, si parla, del 40-50% in meno rispetto a un HEVC. E questo significa streamare la propria serie TV preferita, il proprio film preferito, con praticamente la metà dei dati e con una larghezza di banda potenzialmente dimezzata. Facendovi un esempio più concreto, lo standard HEVC richiede 10 giga circa di dati per lo streaming di un file video in 4K lungo 90 minuti.
cosa che con l'approccio dell'H266, quindi il nuovo formato, richiederebbe circa 5 giga. La metà, letteralmente la metà. JVET ha deciso di sviluppare questo nuovo formato per lo più non solo per gli streaming, ma anche per tutta un'altra serie di contenuti, ovviamente. Sarebbe in grado di streamare contenuti in 4K o anche fino all'8K senza troppe difficoltà, diciamo, e ovviamente anche video in 360, quindi ciò renderebbe anche possibile la riproduzione in applicazioni come la realtà virtuale o la realtà aumentata, cosa che sta sempre più prendendo piede, anche che un pochettino a rilento, però pian pianino sta sempre più prendendo piede. Quindi anche l'adozione di un nuovo codec per il rimpicciolimento dei file streamati può sicuramente favorire la diffusione. Quindi sulla carta questo H266 VVC, chiamatelo un po' come volete, sembra davvero ottimo, ma appunto ci vorranno ancora un po' di anni prima che la diffusione sia capillare quanto speriamo che sia, ovviamente. Quindi staremo a vedere come cambieranno le cose da qui ai prossimi 1, 2, 3 anni, non so quanto tempo ci vorrà perché l'adozione sia appunto un pochettino più massiccia. Staremo a vedere, voi fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Tutto quello che volete, lo spazio è tutto vostro. Io vi lascio in descrizione, come al solito, le fonti per andare a recuperare un pochettino di più di informazioni di quelle di cui vi ho parlato nel video. E noi ci vediamo nei prossimi giorni con tanti altri video ancora. Ciao!